Ebbene sì, siamo giunti alla fine anche di questo 2018. E bentornati in questo nuovissimo e ultimo video dell'anno. Ogni qualvolta si arriva a fare questi generi di video si rischia di diventare banali con le parole che si dicono, però cercherò di essere il meno scontato possibile. Questo 2018 è stato un anno davvero importante per noi Mates. Abbiamo portato avanti dei progetti molto fighi, in particolare quello di Jaden il panda. E abbiamo cercato, come al solito, di darvi il meglio di noi, perché è solamente grazie a voi se possiamo credere in questo progetto e credere nei nostri sogni. Molti probabilmente se ne saranno andati, tantissimi nuovi sono arrivati. Ogni volta è così, ed è anche giusto che sia così, perché si cresce, si cambia. Io in primis nell'ultimo anno credo di essere una persona completamente diversa. Abbiamo fatto un sacco di viaggi, il Giappone 2 volte. Rischiavo di uccidermi. In America, Los Angeles, Las Vegas. Ho puntato sul 36. È uscito il 36. Cercando di portare contenuti che vi strappassero un sorriso, vi rendessero felici e di conseguenza rendessero felici anche noi. Via. Oh porco. Mi sarebbe piaciuto davvero tanto concludere l'anno col botto. Ed è per questo motivo che ho deciso di mettermi d'accordo insieme a un ragazzo di Roma che si chiama Andrea, per realizzare un montaggio di tutte quelle che sono le foto che ho pubblicato sul mio profilo di Instagram nel 2018. In qualche modo attraverso le foto si capisce e si percepisce il cambiamento e tutte le cose che si sono fatte. E considerando che secondo me lui è molto bravo nel montaggio video, gli ho chiesto e l'ho incaricato di fare questo mini montage dedicato esclusivamente a tutti voi che vedrete questo video. Molto probabilmente lo caricherò anche su Instagram in modo tale che chiunque mi segue possa vederlo. Il nome del suo profilo è questo qua, in modo tale che io non possa sbagliare manco d'una virgola. E prima di continuare con le parole vorrei che lo vedeste. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel mi piace, di commentare il video, iscrivervi al canale, che è importante, e di attivare la campanellina in modo tale da ricevere le notifiche quando carico un nuovo contenuto sul canale oppure quando andiamo direttamente in live. Vi lascio al montaggino, godetevelo. Ha fatto veramente un lavorone, non gli ho dato neanche tantissimo preavviso, quindi congratulazioni e ancora grazie per quello che hai fatto per me. Anche se i ringraziamenti, come vi ho detto, dovrebbero essere estesi ad ognuno di voi, a ogni singola persona che nell'arco di quest'anno ha guardato un video, ne ha guardati 2, ne ha guardati 10, ne ha guardati 100. Anzi, sono davvero curioso di sapere magari da quanto tempo mi seguite. Quindi, già che ci siete, sfruttate i commenti per fare qualcosa di figo. Scrivetemi da quanto tempo
tempo siete iscritti al mio canale, così per curiosità e per rendermi conto da quanto tempo effettivamente mi seguite. Ogni qualvolta si arriva a conclusione di un anno, si cerca in qualche modo di stilare una lista di buoni propositi. Quali sono i buoni propositi che vorrei rispettare nel 2019? Il primo in assoluto è quello di risistemare da zero la mia postazione da gaming. Attualmente, vi faccio vedere, la situazione è la seguente. Sì, ok, sono un po' disordinato, è la verità, camera mia è completamente sotto sopra, quindi vorrei ripartire da zero proprio per questo motivo, anche perché il computer non ne può veramente più. Cambiare il mio setup, sistemare il computer, prendere uno nuovo, attaccare il monitor al muro, prendere un monitor in più, iniziare a streamare costantemente qua sul canale e creare una sorta di programmazione, che fino ad ora è stata comunque molto casuale qua sul canale, di video che escono in determinati giorni a determinati orari. Bene o male questa cosa l'abbiamo sempre rispettata, alle 14 il primo video del giorno, alle 18 il secondo, però capita per esempio nei weekend di improvvisare gli orari, che ne so, alle 11 a mezzogiorno o qualcosa di simile. Quindi orari più precisi, delle serie prestabilite per cercare di riconquistare ancora una volta il mondo. A maggio dell'anno prossimo saranno 9 anni che faccio video su YouTube, tra un po' un decennio, e mi sembra una cosa allucinante. Tra l'altro in questo anno ho anche perso i miei capelli in qualche modo, perché prima sono diventati rossi. Se tu non hai visto? Oh mio Dio. Poi sono diventati rosa. La cosa positiva è che i miei genitori non guardano i miei video. Dopodiché li abbiamo rasati a zero. Aia, no, non voglio vedere. No, Giuseppe, no, Giuseppe ha sgravato. Che cosa Giuseppe ha sgravato? Vabbè, cosa fa? Ma ora, piano piano, stanno ricrescendo e il ciuffo di Stepney tornerà prorompente sul canale. Un altro buon proposito deve essere assolutamente quello di riniziare a fare un po' di attività fisica, perché nel periodo dell'estate del 2018 mi sono messo sotto parecchio pesantemente ed avevo ottenuto anche dei bellissimi risultati, che poi però sono andati a farsi friggere per il semplice motivo che il tempo non sempre è dalla nostra parte, e quando siamo in continuazione a rincorrerlo bisogna rinunciare a qualcosa. In quel caso ho messo da parte un po' di tempo che dedicavo a me stesso, ma non è assolutamente un problema. Ormai ci sono abituato, alti e bassi, step versus food, larghi e stretti, avete capito? Questo è uno spoiler che dedico solamente a chi vedrà questo video. Mi piacerebbe tanto prendere un animaletto domestico per la casa in cui vivo adesso qui a Milano, un animale di compagnia che potrebbe essere un cagnolino oppure un gatto o chi lo sa, un drago barbuto. Chi è? Chi mi chiama? Sta arrivando il cibo! Se Dio vuole, quest'anno che arriva porterà anche The Last of Us 2 e non vedo veramente l'ora di fare la serie sul canale. Tanti di voi fremono dalla voglia che io lo faccia il prima possibile, e chi lo sa, magari porteremo anche sul canale di nuovo The Last of Us 1. Se c'è un proposito che assolutamente voglio mantenere è quello di riniziare delle serie walkthrough in generale, comunque anche su altri videogiochi. Amore, c'è il cibo. Venite un attimo con me. Altri buoni propositi: risistemare l'avvolgibile di camera mia che si è rotto. Tutto bene? Accomodare definitivamente il lavandino della cucina, che ormai è una situazione pietosa. Non so se vi ricordate, una volta abbiamo fatto un caos totale con un video leggendario, vabbè, che ve lo dico a fare. Sistemare la connessione wifi così che io non debba più registrare video di Brawl Stars in cucina. Avere un punto in cui tenere l'acqua. Insegnare ai miei coinquilini ad essere leggermente più ordinati. E intanto la Sofia guarda le serie TV. Ah, la camera di Surri. Lo faccio per voi! Quando Surri vedrà questo video probabilmente vi taglierà la testa. Considerando che anche dai coinquilini si imparano un sacco di cose, mi piacerebbe iniziare, come fa Tudor, a mettere delle foto nella mia cameretta, perché le foto non sono altro che tantissimi bei ricordi. Tudor, parlami di fare il letto la prossima volta. Già, dovrei anche rimettere questo specchio in camera mia. Comunque segretamente io ho già portato avanti anche un altro po' di progetti di video fighi che vorrei caricare qua sul canale. Ve ne butto giù così un paio a caso. Io che faccio il bagnetto a Gordon. Io che mi alleno a pallavolo con la squadra della Sofia. Io che mi raso i capelli da solo perché sono uno psicopatico. Le probabilità di sembrare malato dopo questo esperimento sono tante. O io che dal niente, tipo alle 3 di notte, prendo e mi metto a fare ricette in cucina un po' strane. Come torto no, vai. Io sono
sono carico, spero che lo siate anche voi. Spacchiamo tutto, cazzo. Mi raccomando, ragazzi, questo video termina qua. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Passate una buona serata. Non combinate guai con i botti, con i fuochi d'artificio, i petardi. Mi raccomando, state attenti. Iniziamo alla grande questo 2019 che arriva e cerchiamo di rendere il 1000% di ciò che possiamo. Non vedo l'ora di viaggiare tantissimo, girare altri posti nel mondo, realizzare vlog, condividerli con voi, portarvi con me. Nel frattempo io mi sbuccio un mandarino, tutto in un colpo solo. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nell'anno prossimo, domani, con un prossimo video. Qua da sempre è tutto. Ok, basta. Dovrei montare questo video. Devo sbrigarmi prima che arrivi l'anno prossimo. Ciao. Hmm.